In Italia esiste ancora il sistema schiavistico. Potrà sembrarvi una follia, una pazzia questa affermazione, ma purtroppo è così. Vi racconterò una situazione incredibile a dirsi. Incredibile già per me a raccontarla, immaginiamo per chi l'ascolta. In un call center di Taranto, con sede legale a Lecce, indovinate a quanto ammontava la retribuzione per un'ora? 33 centesimi. Un'ora di lavoro pagato 33 centesimi. Neppure certi meccanismi di schiavismo che si pratica in Cina arrivano a questi livelli. Succede in Italia, succede a Taranto. Poi noi sentiamo le favole e le sciocchezze di Gentiloni Renzi, sentiamo Renzi che loda il suo Jobs Act, sentiamo le sigle, certe sigle sindacali che parlano dei diritti dei lavoratori, dell'impegno del sindacato, e poi assistiamo a questi scempi. Beh, premetto, non tutti i sindacati sono uguali, ci sono i sindacalisti seri e ci sono i sindacalisti che scaldano la poltrona e usano la carica sindacale per non lavorare. Non bisogna generalizzare. Dicevo, 33 centesimi a ora. Ed è capitato che addirittura una dipendente si è trovata nel mese, nella busta paga, 92 euro. È davvero un fatto inquietante. E allora queste tre dipendenti, queste tre lavoratrici hanno avuto la forza, hanno avuto il coraggio davvero di denunciare quanto appunto si è verificato, quanto hanno patito. E infatti, dice una di queste, siamo state assunte alla metà di ottobre con un contratto di 651 euro lordi mensili. Alla fine ci si ritrova con 92 euro mensili e 33 centesimi all'ora. Uno dice, ma come è stato possibile tutto ciò? È stato considerato un sistema assurdo, cioè venivano scalate ore e la retribuzione veniva appunto diminuita in base al mancato lavoro. E sapete quale sarebbe questo mancato lavoro in alcuni casi addirittura? Il fatto che la dipendente, la lavoratrice, in qualche momento nella giornata si era alzata per andare in bagno. Cioè praticamente questa gente dovrebbe lavorare e non dovrebbe avere neanche il tempo di andare in bagno. Se tu ti alzi per andare in bagno non produci e io ti defalco appunto la retribuzione. Ditemi voi. E c'è da dire che da apprezzare il coraggio di queste tre ragazze, che poi sono state supportate da Andrea Lumino, che è il responsabile di Taranto, il segretario della SLC CGL. Una denuncia figlia della disperazione, e però dovrebbe essere considerato questo approccio, cioè nel momento in cui si subisce un torto bisogna avere il coraggio di denunciare, non bisogna piegare la testa o mettere, come si suol dire, la testa sotto la sabbia. La retribuzione veniva negata dopo 3 minuti in bagno. La cosa assurda poi è che venivano fatte pubblicizzate offerte di lavoro certamente più apprezzabili dal punto di vista economico, e infatti proprio questo call center cercava di reclutare personale attraverso il sito subito.it e veniva proposta una retribuzione di 12.000 euro annui lordi. Avete visto che fine hanno fatto?
Ma io dico che a questo punto ci sono tutti gli estremi legali, dal punto di vista penale per poter procedere. Ebbene fa Lumino quando dice, il segretario Lumino, quando dice bisogna vedere se abbiamo chiesto agli avvocati, ai legali, di verificare se sussistono gli estremi per applicare le stesse protezioni della legge sul caporalato. Qui praticamente stiamo pari pari al livello del caporalato. Meno male, ripeto, che queste tre persone hanno avuto la forza, il coraggio di denunciare. Ci auguriamo che ovviamente siano di esempio queste tre ragazze, queste tre donne che certamente che meritano di essere intanto nominate. Parliamo di Annalisa D'Alconzo, di Anna Pia Portacci e di Antonella De Michele. Io, vedete, dico, mi sembra che siamo nella barbarie del diritto, siamo nel medioevo del diritto, siamo nello sfruttamento, perché immaginate una persona che viene pagata 33 centesimi all'ora. Ditemi voi. E poi si fanno i convegni sull'occupazione o sulla disoccupazione. Ma succede in tante parti d'Italia e succede anche a Taranto, soprattutto a Taranto. Certo che questa dei call center è una storia che non è la prima volta che sentiamo. Perché proprio lo sfruttamento dei call center avviene in più parti d'Italia. Ed è giusto allora convocare, stilare, appunto, sottoscrivere con il comune un protocollo di legalità per i call center. Questa è una delle proposte che lancia Lumino. Certamente un'azione con l'ente civico può essere un punto di partenza. Ma io, credetemi, non, quando ho letto queste cifre stentavo a credere, tuttora resto interdetto, 33 centesimi a ora nel 2017. Domanda, dove stanno le istituzioni? Dove stanno certi sindacati, non tutti, apprezzo Lumino, ma non altri soggetti impegnati nel sindacato? Questa è Taranto, questa è l'Italia e questi sono i call center. Il nuovo sistema schiavistico si chiama call center, che piaccia o no. Ma se a un vostro figlio, mi rivolgo alla classe politica, dicessero tu verrai pagato, verrai retribuito con 33 centesimi a ora, tu caro politico, tu caro consigliere regionale, tu caro parlamentare, cosa faresti? Io prenderei il tavolo e lo lancerei in aria, come minimo. Valutate voi. Noi il bavaglio non ce l'abbiamo, siamo senza bavaglio. Come bene ha fatto Lumino e come benissimo hanno fatto le tre ragazze umiliate nel proprio diritto al lavoro. È tutto, alla prossima. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.